casula rossa, il colore di lutto per i papi, il palio, una striscia di lana bianca con croci nere e un paio di scarpe nuove per un uomo che ne ha consumate tante. L'hanno vestito così per l'ultimo viaggio. La televisione, fatto senza precedenti nella storia del Vaticano, è ammessa nella cappella privata di Giovanni Paolo II perfino quando riceve il saluto più intimo, quello delle persone che condividevano i pochi momenti privati dell'uomo che più di ogni altro ha vissuto sotto i riflettori. Ecco il segretario e poi le suore che si occupavano del suo appartamento. Il camerlengo, completato il rito della constatazione della morte, si avvicina per un'ultima preghiera. Le guardie svizzere continuano la scorta. Fra poco il Papa non ne avrà più bisogno, le telecamere si spegneranno e le scarpe non si consumeranno più. Ancora una rottura con il passato. Prima di Karol Wojtyła nessun papa era stato ripreso sul letto di morte. Buonasera dal TG1. È cominciato l'addio a Giovanni Paolo II. Oggi la salma del pontefice è stata esposta nella Sala Clementina. Domani pomeriggio la Basilica di San Pietro diventerà la sua camera ardente. Si prevedono pellegrini da tutto il mondo. Ancora non è stata fissata la data del funerale, ma colleghiamoci subito con Fabio Zavattaro, che è in piazza San Pietro. Sì, buonasera, hai ragione, ancora non è stata annunciata la data. Domani ci sarà la prima riunione dei cardinali sotto la guida del camerlengo di Santa Romana Chiesa, il cardinale Eduardo Martinez Somalo, e in questa riunione probabilmente saranno prese le decisioni che più toccano da vicino questi momenti fino al funerale. Probabilmente, anzi sicuramente, il corpo di Papa Giovanni Paolo II resterà nella Sala Clementina fino alle 16 di domani pomeriggio. Le immagini ci portano appunto all'interno di questa sala. Oggi, subito dopo la messa, è stato il Capo dello Stato il primo a rendere omaggio al Papa, insieme alla signora Franca, insieme al Presidente del Consiglio, alle più alte cariche dello Stato, Presidente della Camera e del Senato, rappresentanti di tutti i partiti, della maggioranza e dell'opposizione. Vedete naturalmente anche sullo sfondo i cardinali, gli arcivescovi, i vescovi che hanno sostato in preghiera, in silenzio, in questa sala dove solitamente Giovanni Paolo II riceveva i gruppi numerosi. In questa sala Giovanni Paolo II faceva gli auguri di fine anno alla Curia Romana. In questa sala Giovanni Paolo II incontrava anche i gruppi che venivano a salutarlo in occasione di udienze particolari. Il camerlengo, lo state vedendo, il camerlengo, il cardinale Eduardo Martinez Somalo, ha benedetto il corpo del Papa, posto su questo catafalco, che poi domani sarà trasportato in Basilica. Fino alle 16, dicevo, il momento della visita della Curia Romana, degli abitanti dello Stato, della Città del Vaticano, quindi dei suoi concittadini, e domani pomeriggio dalle 17 probabilmente la Basilica aperta all'omaggio dei romani, di tutti coloro che vorranno venire qui in Basilica. Dicevo, domani mattina alle 10 la riunione, 10:30 la riunione del cardinale e del camerlengo per mettere a punto le ultime cose, la data per esempio di inizio dei novendiali, la data per esempio di quando ci sarà il funerale. Si parla tra la sera di giovedì e venerdì, pomeriggio di giovedì o venerdì mattina. Ancora ci sarà da decidere ad esempio quando Giovanni Paolo II e dove Giovanni Paolo II sarà sepolto. Sembra ormai quasi certo che sarà nelle grotte vaticane, della Basilica Vaticana, là dove fino a poco tempo fa c'era la tomba di Papa Giovanni XXIII, che ora invece si trova nella Basilica dopo la proclamazione a Beato. Probabilmente sarà, come per Paolo VI, una lapide semplice sulla nuda terra. Da Piazza San Pietro è tutto, vi restituisco la linea. E sin dalle prime ore dell'alba Piazza San Pietro è tornata a riempirsi di fedeli in attesa di assistere alla messa di suffragio per il Papa. Ad assistere al rito celebrato dal Cardinal Sodano, segretario di Stato Vaticano, c'erano oltre 150.000 persone. Silenzio e grande commozione.
In questo clima decine e decine di migliaia di fedeli hanno seguito la messa di suffragio officiata questa mattina in Piazza San Pietro dal Cardinal Sodano in omaggio a Giovanni Paolo II. Oltre 150.000 fedeli, tanti i giovani, quei giovani ai quali il Papa ha voluto rivolgere il suo ultimo messaggio dettato ai suoi collaboratori. Vi ho cercati, voi siete venuti da me e vi ringrazio. C'erano anche le autorità italiane, esponenti della maggioranza di governo e leader dell'opposizione, il corpo diplomatico. Papa è morto sereno, ha detto il Cardinal Sodano, che ha ricordato un insegnamento di Giovanni Paolo II proprio sulla morte. Per più di un quarto di secolo egli ha portato in tutte le piazze del mondo il Vangelo della speranza cristiana, insegnando a tutti che la nostra morte non è che un passaggio verso la patria del cielo. Wojtyła, ha aggiunto il Cardinal Sodano, ha chiamato la Chiesa di oggi a essere la casa della misericordia, per accogliere tutti coloro che hanno bisogno di aiuto, di perdono e di amore. Ha definito il Papa cantore della civiltà dell'amore, a differenza di quelle civiltà dell'odio che furono proposte dal nazismo e dal comunismo. Al termine della messa, un momento di particolare commozione è stata la lettura del testo per il Regina Coeli, preparato dallo stesso Papa, eletto da Monsignor Sandri. L'ultima preghiera di Giovanni Paolo II, rivolta all'umanità a volte smarrita. All'umanità che talora sembra smarrita e dominata dal potere del male, dell'egoismo e della paura, il Signore risorto offre in dono il suo amore che perdona, riconcilia e riapre l'animo alla speranza. È amore che converte i cuori e dona la pace. Quanto bisogno ha il mondo di comprendere e di accogliere la divina misericordia. E ormai da giorni, da quando si era capito che il Papa aveva cominciato il suo ultimo viaggio, Piazza San Pietro ha accolto centinaia di migliaia di fedeli che hanno voluto testimoniare il proprio affetto per Giovanni Paolo II. E allora torniamo in Piazza San Pietro, dove c'è Filippo Gaudenzi. Sì, quasi 24 ore senza Papa Wojtyła, quasi 24 ore consumate in un incessante pellegrinaggio verso qui, verso Piazza San Pietro. La notte scorsa la veglia interminabile è durata tutta la notte e adesso ancora persone che arrivano, si mettono in ginocchio di fronte alle finestre del Papa, che ora è al secondo e non più al terzo piano del Palazzo Apostolico. Vedete l'immagine ripresa dall'alto con le luci della piazza e la tanta gente. Vedete sulla parte destra il teleschermo, perché è proprio sotto le finestre del Papa, finestre dell'appartamento del Papa, che sono adesso chiuse, le imposte sono state sigillate. 24 ore senza Wojtyła, ma trascorse 12 ore dalle 21.37 di ieri sera, quindi alle 9.30 di questa mattina, si è svolto il rito della constatazione della morte di Giovanni Paolo II, un rito previsto dalla Chiesa secondo norme scritte e in parte riscritte dallo stesso Giovanni Paolo II nella Costituzione Universi Dominici Gregis. Poi il medico personale, l'archiatra pontificio, il dottor Renato Buzzonetti, ha redatto il certificato di morte di Giovanni Paolo II, che è questo qui, è riprodotto in questo foglio di carta. C'è scritto: certifico che Sua Santità Giovanni Paolo II, tra parentesi Karol Wojtyła, nato a Wadowice il 18 maggio del 1920, residente nella città del Vaticano, cittadino Vaticano. Scopriamo che il Papa era cittadino vaticano, aveva anche un'anagrafe, è deceduto alle ore 21.37 del giorno 2 aprile nel suo appartamento al Palazzo Apostolico Vaticano. Questo il certificato di morte del Papa. E adesso si apre la sede vacante, si è aperta ieri in realtà al momento della morte del Papa, e domani ci sarà un momento molto importante per capire quali saranno le ultime volontà del Papa. L'apertura del suo testamento avverrà alla presenza di tutti i cardinali che saranno già a Roma convocati dal cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa. Solo allora potremo sapere la traccia e il destino che Karol Wojtyła vorrà lasciare dopo di sé. Lì nello studio. Il Capo dello Stato, tutte le autorità istituzionali e politiche, dopo aver partecipato alla messa in Piazza San Pietro, come abbiamo visto, hanno reso omaggio alla salma del Pontefice. Ieri sera, subito dopo il triste annuncio, la RAI a reti unificate ha trasmesso un messaggio del Presidente della Repubblica. Sentiamo cosa ha detto Carlo Azeglio Ciampi. L'ultimo saluto del Presidente della Repubblica Ciampi e della signora Franca al Papa amico. Un'amicizia non formale, molto personale, fatta di incontri ufficiali e privati,
Nata quel 19 ottobre 1999 in Vaticano in occasione della visita di Stato, quando la signora Ciampi disse a Giovanni Paolo II, tutti lo ricorderete, santità non si strapazzi. È forte in me il ricordo dei tanti incontri, dei tanti colloqui. Mia moglie ed io conserveremo per sempre nel cuore la sua voce, soprattutto i suoi occhi luminosi ed acuti che ti scavavano nel profondo, il suo sguardo carico di affetto che ti abbracciava prima ancora che egli alzasse le braccia. E tutti gli uffici pubblici espongono la bandiera a mezz'asta, segno del lutto nazionale di 3 giorni stabilito dal Consiglio dei Ministri che si è riunito stamattina in occasione della scomparsa del Papa. E tutti i leader politici e istituzionali ricordano la figura di Giovanni Paolo II. Tutti i palazzi della politica espongono le bandiere a mezz'asta. Il Consiglio dei Ministri questa mattina ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale. Istituzioni e politica dunque si fermano per l'ultimo saluto al Papa. Un saluto commosso che attraverso il filtro della cultura e delle scelte più personali fa emergere in ognuno ricordi e sensazioni particolari. Perdiamo un protagonista della storia, sottolinea il presidente del Senato Pera, una guida morale e spirituale delle nostre coscienze. Ora, commenta il presidente della Camera Casini, siamo più soli, anche se per sempre ci rimarrà la testimonianza di umanità, amore e comprensione del Santo Padre. Una eredità che pesa su tutto il mondo politico. Tutti, scrive infatti Berlusconi, siamo grati al Santo Padre per l'opera infaticabile e sofferta svolta incessantemente contro ogni forma di totalitarismo, violenza, sopraffazione e degrado nel nome della dignità dell'uomo. Anche il vice premier Fini scrive in ricordo del Papa, protagonista di un pontificato, dice che lascia un'impronta indelebile e un luminoso messaggio di speranza diretto soprattutto ai giovani. Il Papa, aggiunge Follini, ha demolito un muro e ha costruito tanti ponti, lasciando una grande orma nella storia dell'umanità. Un uomo vicino alla gente e ai giovani, dice Umberto Bossi. Dal leader dell'Unione un riferimento alla tradizione cristiana. Ora è il momento della preghiera e della commemorazione, dice Prodi. Dobbiamo essere grati a Dio per aver dato all'umanità quest'uomo di pace e di fede. Di qui i sentimenti di dolore, riconoscenza cristiana, fraternità, aggiunge Rutelli. E Fassino sottolinea, nessuno ha potuto ignorare la sua autorevolezza e il suo magistero morale. Sulla capacità di dialogo del Papa puntano Bertinotti e Di Liberto, Giovanni Paolo II dunque, uomo del dialogo tra le religioni per la difesa dei più deboli. Pastore di straordinaria grandezza, aggiunge Mastella, uomo di pace attento ai problemi dell'ambiente, dice Pecoraro Scanio. Al silenzio e alla riflessione intanto invitano i radicali, con il segretario Capezzone che chiede alla politica di appoggiare Pannella nella sua iniziativa per l'amnistia. La politica, fermiamoci un attimo perché quella di oggi è stata anche una domenica elettorale, fra i primi a mettere la scheda nell'urna proprio il capo dello Stato. Di prima mattina, accompagnato da sua moglie Franca, il capo dello Stato ha votato. Lo ha fatto prima di recarsi in Vaticano per rendere omaggio alla salma di Giovanni Paolo II. Il seggio del Presidente della Repubblica è quello della scuola Giuseppe Mazzini. Ciampi ha avuto il tempo anche di soffermarsi a parlare con qualche altro elettore. Nel pomeriggio a Lucca ha votato il presidente del Senato, Pera, mentre quello della Camera lo ha fatto a Roma in tarda mattinata. Dopo aver reso omaggio alla salma del Papa, il presidente del Consiglio è partito per Milano, dove dovrebbe votare in serata. A Bologna il leader dell'Unione Prodi lo ha fatto in mattinata, accompagnato dalla moglie. Molti leader politici che hanno già votato, Rutelli a Roma, Fassino a Torino, il ministro Calderoli nella sua vecchia classe elementare milanese. Primo voto dopo la malattia per il leader della Lega. Al seggio di Milano Bossi si è presentato attorno alle 15.30. Ha scherzato un po' con gli scrutatori del seggio prima di ritirarsi nella cabina ed esprimere il suo voto. E poco fa il Viminale ha stabilito che, in ordine ai manifesti politici recanti immagini od espressioni del Santo Padre affissi abusivamente durante la notte di ieri nei comuni di Roma, Napoli e Catanzaro, devono essere annullati o rimossi integralmente.
E ora spostiamoci in Polonia, il paese del Papa, il paese in lutto. Stamattina una folla immensa ha partecipato alla messa in suffragio celebrata nella capitale. Ma prima di andare a Varsavia colleghiamoci con Cracovia, dove c'è Ennio Remondino. Ennio. La Polonia orfana a fare i conti con questa assenza. E quale assenza? Elaborare il lutto, insomma, dopo 27 anni di tutela da parte di Karol Wojtyła, tutela sia morale che pratica. Per chi ha la fortuna della fede, quindi, la preghiera come risorsa e risposta al lutto. E c'è stato il momento della celebrazione, vedete le immagini, al Santuario della Misericordia di Dio. È molto significativo la scelta del luogo, la scelta di questo santuario fortemente voluto da Karol Wojtyła, in una periferia di Cracovia dove Karol Wojtyła, giovanetto, visse la sua prima esperienza lavorativa come operaio in una fabbrica chimica. Ma anche la Polonia laica si chiude, si raccoglie attorno a questo momento di lutto e si esprime in un impegno che deve essere portato avanti. Ha ricordato il presidente polacco come Karol Wojtyła sia stato elemento determinante per la caduta della cortina di ferro e l'accesso all'Europa. Oggi una Polonia che è travagliata da una crisi politica interna, da forti squilibri sociali ed una chiesa che subisce istanze integraliste al suo interno, hanno questa sfida da portare avanti. Ma vediamo su un panorama più complessivo e sulla celebrazione ufficiale in memoria di Karol Wojtyła che si è svolta a Varsavia, Pino Scaccia. Piazza Pietruszkiego è il centro non soltanto fisico di Varsavia, è l'anima stessa della Polonia, dove prima si riunivano le folle del regime e dove dopo si è combattuta e poi celebrata la libertà. E proprio qui, nell'ex Piazza della Vittoria, Giovanni Paolo II officiò 26 anni fa la prima messa all'aperto del dopoguerra, la prima volta da Papa nella sua Polonia. Migliaia di persone, tutta Varsavia, è scesa in piazza per quella che è stata definita la catena della vita. Tutta la Polonia si stringe intorno al suo padre spirituale. Poche parole, soltanto preghiere e canti. C'erano 300.000 persone allora e altrettante ce ne sono oggi. C'ero anch'io fra quei giovani studenti, ci dice questa donna, e ci sono anche adesso. Il sentimento è lo stesso, di grande affetto per quest'uomo che ha cambiato la storia, la nostra vita. Il palco al centro della piazza è i colori del Vaticano, bianco e giallo. Tutta la città si è fermata da ieri sera in un silenzio quasi reale. Al suffragio ci sono le massime autorità dello Stato. Il presidente Fabrzyński ha ribadito la sua devozione, mentre i vescovi chiedono che sia fatto santo. Ma c'erano anche operai, giovani, anziani, famiglie intere, tutti. È come se fosse morto mio padre, ci dice questo ragazzo, perché era mio padre, il mio grande padre. Sua Renata ci racconta che ha preso i voti per lui e che niente comunque cambierà perché lui ha coperto tutti i vuoti. Sono felice, emozionata, dice questa donna, perché lui non è morto, è soltanto tornato da Dio. Si era pregato anche questa mattina nella chiesa di Sant'Anna. Si prega dalla notte e si continuerà a pregare ininterrottamente fino al giorno dei funerali. Nei palazzi dell'Unione Europea, Strasburgo e Bruxelles, bandiere a mezz'asta, ma tutta l'Europa è unita nel cordoglio. Sentiamo da Londra Antonio Caprarica. L'Europa che Papa Wojtyła sognava di veder respirare coi suoi due polmoni, l'est e l'ovest, è oggi nella morsa di un solo dolore, da Fatima a Madrid a Mosca, dove piange questa cattolica russa, come faremo senza di lui? Ci mancherà terribilmente, le fa eco questa donna a Utrecht, in Olanda, e se Parigi prega a Notre Dame davanti al ritratto che domina la navata, anche le moschee di Francia, gesto senza precedenti, hanno accolto l'invito del presidente della comunità musulmana a ricordare il Papa, definito santo uomo. E di santità è evidente, parla anche il capo della Chiesa anglicana, l'arcivescovo di Canterbury, Rowan Williams, mentre il premier Tony Blair annuncia per domani all'ora dei vespri la sua presenza alla preghiera qui nella cattedrale cattolica di Westminster, quando invece tutti lo aspettavano in visita dalla regina per proclamare ufficialmente le elezioni il 5 maggio. Anche qui, insomma, la politica costretta a una pausa o a riflessioni più alte. Così in Germania, migliaia nella cattedrale di Colonia che aspettava il Papa in agosto e il cancelliere Schröder dice Giovanni Paolo II ha cambiato il mondo, ha scritto la storia. Resta bianca purtroppo quella pagina a Mosca. Putin esalta l'eredità del Papa Slavo a cui il patriarca ortodosso ha negato la sospirata visita in Russia. Ora il metropolita Kirillo, vedete, porterà in Vaticano una lettera in cui Alessio II si augura una nuova stagione di mutuo rispetto e fraterno amore cristiano. Proprio l'eredità
dignità che il mondo intero riconosce a Papa Wojtyła. Insomma, c'è profonda commozione in tutto il mondo, le comunità cattoliche si sono riunite in preghiera e ovunque nei 5 continenti la memoria è andata ai viaggi apostolici compiuti da Giovanni Paolo II. Profonda tristezza in tutta l'Asia, soprattutto nelle Filippine, unico paese dell'area a maggioranza cattolica, in tutte le chiese commosse messe di suffragio. Si prega anche in Corea del Sud, nella cattedrale di Seul è stato il cardinale Kim a presiedere la principale messa di suffragio. In India i cattolici sono una piccola minoranza, ma il governo ha proclamato 3 giorni di lutto. Il Papa era molto legato a Madre Teresa di Calcutta, da lui proclamata beata. Hanno pregato tutta la notte le missionarie della carità. In America Latina vive oltre la metà dei cattolici del mondo e tutto il continente, dal Brasile all'Argentina, dal Cile al Messico, si stringe ricordando il pontefice che ha gridato in difesa della dignità dell'uomo contro la povertà e la discriminazione. 3 giorni di lutto a Cuba, dove le campane hanno dato il segno della morte del Papa. Dolore ed emozione nel continente africano, più volte visitato con grande affetto da Giovanni Paolo II. I cattolici sono accorsi nelle chiese. In Sudafrica, a Cape Town, l'arcivescovo Desmond Tutu ricorda l'impegno del Papa per la pace. E ora negli Stati Uniti, dove nonostante le polemiche che hanno investito la Chiesa Cattolica, il Papa era un personaggio molto carismatico. E poco fa la Casa Bianca ha annunciato che il presidente Bush sarà a Roma per i funerali del Papa. Da New York, Giulio Borrelli. George Bush parteciperà ai funerali del Papa. Sarà il primo presidente degli Stati Uniti a prendere parte alle esequie di un capo della Chiesa Cattolica. Humble. Un semplice e saggio prete senza paura, commenta Bush dalla Casa Bianca, è divenuto uno dei più grandi leader morali della storia. Penso qualche volta che sia stato un papa americano, dice il cardinale di Washington, McCarrick, riferendosi soprattutto alla grande capacità di comunicare di Karol Wojtyła. Nessun papa come questo ha colpito l'immaginazione degli americani, dei cattolici, dei credenti e dei non credenti. Un rapporto complesso, quello di Giovanni Paolo II con la superpotenza planetaria. Tra i massimi artefici della caduta del comunismo, non è stato mai indulgente con l'America. L'ha sferzata più volte, nella difesa della vita, contro la pena di morte, nell'opposizione alla guerra. Bush padre ricorda che all'epoca della prima guerra del Golfo, nel 1991, ricevette un sentito telegramma di Papa Wojtyła che implorava una soluzione pacifica. Alla fine, racconta George H. Bush, dovetti rispettosamente mostrarmi in disaccordo con lui. Dovevamo usare la forza per porre fine alle brutalità inflitte nel Kuwait. Mr. President. Stesso contrasto, con toni più accesi, con Bush figlio per la seconda guerra in Iraq. George W. Bush, profondamente religioso, accettò i rimbrotti del pontefice, continuò la sua politica e trovò un punto di contatto con la Chiesa Cattolica nella difesa della cultura della vita. Ha visto nel no all'aborto e ai matrimoni gay una convergenza con la sua campagna sui valori, quella difesa dei valori che è alla base della rielezione di Bush figlio alla Casa Bianca. Ha compiuto lo sforzo più grande per riconciliare cattolici e ebrei, così ricorda il Papa, il ministro degli esteri israeliano Shalom, che parteciperà in rappresentanza dello Stato di Israele ai funerali del Papa. Sentiamo da Gerusalemme, Claudio Pagliara. Gerusalemme si sveglia con i rintocchi delle campane a lutto. I cristiani che vivono in Terra Santa rendono omaggio al loro Papa, l'uomo che ha speso tante energie, compiuto tanti gesti, pronunciato tante parole per gettare ponti tra le religioni, tra i popoli, invitandoli al perdono, strada maestra per costruire un futuro di pace in Medio Oriente. Ma non sono solo i cristiani a piangere la scomparsa di Giovanni Paolo II, una sincera commozione investe il mondo ebraico. È stato un eroe della riconciliazione tra cattolici ed ebrei, ci dice il rabbino David Rosen. Un vero amico del nostro popolo, riconosce il premier israeliano Sharon. Ai funerali la delegazione israeliana sarà guidata dal ministro degli esteri Silvan Shalom. Giovanni Paolo II ha compiuto enormi sforzi per riavvicinare la Chiesa Cattolica al popolo e allo Stato ebraico. Era un uomo di pace, un uomo che ha accorciato le distanze tra cattolici ed ebrei e che ha cercato di farlo anche tra noi e i palestinesi. Anche dall'altro campo arrivano attestati di stima. Il Mufti di Gerusalemme nel 2000 accolse il Papa alla Moschea Al-Aqsa, terzo luogo santo dell'Islam. Riconobbe con fermezza e decisione, ci dice oggi, i diritti dei palestinesi a vivere in pace e giustizia.
La giornata di lutto dei cattolici di Gerusalemme si chiude con una processione lungo le strade della città vecchia, lungo la Via Crucis, quella stessa Via Crucis che il pontefice ha percorso tutta fino all'ultima tappa. E torniamo in piazza San Pietro, dove continuano ad arrivare i fedeli. Colleghiamoci con Monica Maggioni. Monica. Sì, Davide, c'è ancora moltissima gente che sta arrivando qui verso la piazza e di fronte a noi, lungo Via della Conciliazione, ci sono ancora molti, moltissimi pellegrini, fedeli che vengono qui. È come se il mondo questa volta fosse venuto verso Giovanni Paolo II dopo tante, tante volte che il Papa era andato verso il mondo. Un mondo fatto di tantissime persone, famiglie, gente, bambini, scout, tantissimi giovani, lo avete detto da studio, ma tutto in un'atmosfera tranquilla. Ogni tanto qualcuno intonava un canto, un applauso e tutto intorno alla piazza. Invece lo state vedendo, si stanno preparando per la cerimonia dei prossimi giorni, per quando ci sarà il funerale. Avete visto una struttura dove ci saranno le telecamere di tutto il mondo. La gente intanto cerca di comprare ricordi, cartoline, giornali ed è discreto ma imponente il sistema di sicurezza, visto il numero di persone che sono arrivate qui e che arriveranno qui nei prossimi giorni. Un pellegrinaggio che, come vedete nelle immagini che abbiamo girato qualche ora fa, continua e la gente viene qui semplicemente anche per esserci. Qualcuno prega, qualcuno canta, qualcuno si ferma a guardare a lungo verso le finestre dell'appartamento del Papa, ma c'è veramente la sensazione che sia importante semplicemente essere qui in piazza San Pietro. Così dopo questa giornata la gente continua anche a rimanere adesso che è sceso il buio, ma per capire un po' meglio tutti insieme qual è stato il senso dei pensieri, dei sentimenti delle persone che sono arrivate qui oggi, sentiamo insieme il servizio di Elisa Anzaldo. L'ho visto da vicino, ho incrociato il suo sguardo e questo mi ha permesso di credere in Dio. Sì? Perché prima non ci credeva così tanto? Prima non ci credevo, poi un'esperienza forte nella mia vita, l'incontro con lui, sono arrivata ad essere una dei Papa Boys. Aiutato i giovani, poi aiutato politicamente col muro di Berlino, eccetera, insomma. Ha detto contro, è andato contro la guerra di Bush. Siete credenti, siete, non so, vi riconoscete una parola, fedeli, pellegrini? Ma io senti, forse più per ammirare veramente, cioè per ammirazione a questa persona, questa grande persona, che per la credenza. Cioè sono credente, sì, però forse non lo sono come... Sei praticante. Sì, come forse purtroppo come tanti giovani, forse. Magari non sono veramente un praticante. Però ritengo che, cioè, sia stata una grande persona. Io mi sono accorta di lui proprio adesso. Infatti sono molto rammaricata per questo. Mi dispiace tantissimo di non averlo seguito. Dico la sincera verità, non l'ho seguito molto. So che ha fatto tantissimo per i giovani e ho sempre sentito la sua voce in lontananza, sì, e me ne dispiace tantissimo. Durante la sede vacante, quando muore il pontefice, la figura chiave è quella del camerlengo di Santa Romana Chiesa. In questo momento è un riservato cardinale spagnolo di 78 anni che ha il compito di traghettare la Chiesa da un Papa all'altro. Domani presiderà già la prima riunione di tutti i cardinali e il primo adempimento è quello di decidere la data dei funerali di Giovanni Paolo II. Martínez Somalo, 78 anni da tre giorni, spagnolo, cardinale, ruolo camerlengo di Santa Romana Chiesa. È lui il grande traghettatore nel periodo della sede vacante, da un Papa all'altro. Lui che ha accertato con il dottor Buzzonetti ufficialmente questa mattina la morte del Papa. Rotto il sigillo del pescatore, l'anello usato dal pontefice per firmare i documenti più importanti. Lui che ha il compito di sigillare l'appartamento pontificio e di aprirlo per il successore di Papa Wojtyła. Ma aspetta soprattutto a Somalo convocare le congregazioni generali dei cardinali che già domani mattina decideranno la data dei funerali del pontefice defunto. A lui spetta dare disposizioni per preparare il residence di Santa Marta che accoglierà i cardinali conclavisti. Accanto al camerlengo, figura chiave nel periodo di interregno, altri tre cardinali rimangono nelle loro funzioni. Il penitenziere maggiore Stafford, il vicario di Roma Ruini, l'arciprete della Basilica Vaticana Marchigiano.
Domani, con l'arrivo delle porpore da ogni parte del mondo, avremo l'immagine del collegio cardinalizio più numeroso che la storia della Chiesa ricordi. Sono già in viaggio gli arcivescovi delle diocesi più lontane, cardinali di larga fama o di fresca nomina. 183 in tutto, ma solo 117 sono i cardinali con meno di 80 anni, che avranno dunque il privilegio di entrare in conclave. 58 europei, di cui 20 sono italiani, 21 latinoamericani, 14 del Nord America, 11 dell'Africa, 11 Asia, 2 dell'Oceania. L'età media è alta, attorno ai 70 anni. E si mette in moto anche la macchina organizzativa per accogliere i pellegrini e per garantire la sicurezza. Per i funerali di Giovanni Paolo II si attendono circa 200 fra capi di Stato e di Governo. Il Consiglio dei Ministri ha nominato commissario straordinario per tutte le iniziative Guido Bertolaso, capo della Protezione Civile. Si prepara la città di Roma ad accogliere la più sterminata folla di persone che mai abbiano raggiunto la capitale in tutta la sua storia. Le stime oscillano da 2 ai 2 milioni e mezzo fino a 3 milioni di fedeli dall'Italia e da tutto il mondo. Numeri che impongono uno sforzo organizzativo e di sicurezza senza precedenti. E le misure di sicurezza dovranno tenere conto dell'arrivo di forse 200 capi di Stato e di Governo. Già la notte scorsa, subito dopo la notizia della morte del Papa, una lunga riunione al Viminale dei vertici del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, di stretta intesa col commissario straordinario Bertolaso, ha tracciato le misure da adottare, misure che vengono limate nei dettagli ora dopo ora. Il capo della polizia De Gennaro e i suoi collaboratori aggiornano costantemente il ministro dell'interno Pisano, impegnati migliaia e migliaia di uomini delle forze dell'ordine. Nel pomeriggio il prefetto di Roma Serra, che coordina la sicurezza nella capitale, si è recato in Vaticano col questore Fulvi per incontrare i responsabili della sicurezza dello Stato del Vaticano. Qui nella questura, allestita da stamane la sala operativa comune, in grado di coordinare gli interventi delle forze dell'ordine, di protezione civile, vigili del fuoco, vigili urbani, responsabili dei soccorsi sanitari e dei trasporti urbani. Aspetti organizzativi e della sicurezza sono stati affrontati in un vertice tra il prefetto Serra e il commissario straordinario per l'accoglienza ai pellegrini Bertolaso. In tempi record i volontari della protezione civile, tutti richiamati e operativi 24 ore su 24, stanno attrezzando punti di accoglienza presso il Vaticano e in altre aree strategiche della città per ricevere la gigantesca ondata di pellegrini in arrivo. Imponente anche la macchina dell'emergenza sanitaria, con 150 ambulanze pronte nei pressi del Vaticano. Allestiti nei quattro punti cardinali estremi di Roma, zone di parcheggi per pullman, collegati con metro e altri mezzi verso il Vaticano. Domani allestiti inoltre 29 treni straordinari da e per Roma, mentre resteranno aperte tutta la notte le maggiori stazioni ferroviarie cittadine. E a Roma stanno arrivando migliaia di pullman speciali da tutta Italia carichi di pellegrini. Si parla di 2 milioni di persone. La Polizia Stradale ha predisposto il piano per le aree di sosta e i parcheggi. È previsto un aumento del traffico. Ma colleghiamoci con il CIS. Stefania Ferretti, com'è la situazione? Sì, la situazione adesso al momento è di traffico molto intenso in direzione di Roma. Vediamo delle immagini che giungono in diretta da Roma Nord. Vedete auto in fila per l'ingresso verso la città. Ci spostiamo a Roma Sud, situazione analoga, traffico condizionato anche dal fatto che le urne resteranno aperte sino alle 22. Attesi, come avete detto, da studio centinaia di migliaia di pellegrini a bordo di pullman che saranno scortati dalle forze dell'ordine. Chiediamo alla dottoressa Cardoni, vicequestore aggiunto della Polizia Stradale, dove verranno dirottati i pullman. Sì, la Protezione Civile con le forze dell'ordine stanno organizzando questa macchina enorme di organizzazione dei flussi di pellegrini che arriveranno da tutto il mondo. Le aree di parcheggio per chi proviene dal nord e saranno allestite allo Stadio Olimpico e a Saxa Rubra, dove poi verranno utilizzati dei mezzi pubblici. Per chi proviene da Roma Sud, allestite delle aree di parcheggio alla Nagnina. Per chi proviene dall'A24 e A25, aree di parcheggio
a Tiburtina e perché proviene dalla 12 area di parcheggio all'Eur. Tutte queste aree ovviamente sono servite da metropolitana A e B. Inoltre una cosa importante, sono stati stabiliti dei percorsi pedonali dallo stadio olimpico e dal circo massimo. Una raccomandazione, una cosa importante è comunque per chi proviene con i mezzi pubblici non organizzato cercare di arrivare a questi checkpoint e farsi guidare dalle forze dell'ordine ed inoltre cercare di parcheggiare nelle zone limitrofe alle aree zone delle metropolitane A e B delle zone delle linee ferroviarie. Possiamo aggiungere che notizie aggiornate per chi raggiunge Roma su Isoradio 103.3 per quanto riguarda la frequenza nazionale, 103.45 e 100.3 per quanto riguarda le frequenze romane. Infine il tempo di questi giorni sarà cielo nuvoloso, le piogge sono previste solo a partire da venerdì e tutto, vi restituiamo la linea. Grazie per le informazioni e i consigli. E poco fa, una notizia appena arrivata, il Viminale ha diffuso il dato complessivo dell'affluenza alle urne per le regionali. Alle 19 di stasera ha votato il 41,1% rispetto al 54,3% delle precedenti regionali del 2000. I seggi resteranno aperti fino alle 22 di oggi e domani, lunedì, dalle 7 alle 15. Ma vediamo ora una scheda su come si vota. 13 regioni, 2 province, più di 360 comuni, quasi 42 milioni gli elettori. Sono i numeri di queste elezioni. Da scegliere presidenti e consigli regionali in Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria. Da eleggere anche i presidenti e relativi consigli provinciali a Viterbo e Caserta, oltre a sindaci e consigli in più di 360 comuni. Elezioni regionali, scheda verde, 3 le possibilità. Voto unico. Facendo una croce sul contrassegno di una lista provinciale, l'elettore esprime la preferenza anche per la lista regionale collegata, il cui capolista è candidato a presidente. Voto disgiunto. Croce sul contrassegno di una lista provinciale ed un'altra sul simbolo di quella regionale non collegata alla lista provinciale prescelta. Croce solo sul simbolo di una lista regionale o sul nome del candidato a presidente. Per le provinciali la scheda sarà di colore giallo, per le comunali di colore azzurro. Si vota oggi fino alle ore 22 e domani 4 aprile dalle 7 alle 15. Per poter votare al seggio occorre presentare un documento valido e la tessera elettorale personale a carattere permanente che dal 2000 ha sostituito il certificato elettorale. Per le regionali le operazioni di scrutinio iniziano lunedì 4 subito dopo la chiusura dei seggi, per le provinciali e comunali il giorno dopo a partire dalle ore 8. E ora a Milano un Duomo stracolmo di fedeli, tantissimi hanno seguito la celebrazione dal Sagrato, ma in tutta Italia folle di fedeli si sono riuniti per ricordare e pregare per il Papa. I volti verso l'alto, le mani giunte, Piazza Duomo a Milano unita a Piazza San Pietro. Si parla una lingua comune, quella della preghiera. Dentro al Duomo 10.000 persone, fuori la gente che non ce l'ha fatta ad entrare, altre migliaia, e il Cardinal Tettamanzi esce per benedire tutti. E so che con noi e che i progetti che ha dato noi li porteremo avanti. Quello che ha seminato non lo dimenticheremo mai. Saranno più di 10 anni che non metto piede in una chiesa, quindi sento qualcosa di nuovo, di forte. Hanno risuonato ovunque per tutto il giorno queste campane, sono per il Santo Padre, come tutti i pensieri della gente, le lacrime per lui, gli abbracci, le bandiere a mezz'asta, le chiese aperte giorno e notte, i tanti giovani a lui tanto cari. Ha saputo coinvolgerli, ha dato loro una speranza, gli è stato vicino, molto. Il Papa proprio ringiovaniva, era giovane con i giovani, anche alla sua età. I bambini che hanno avuto sempre un posto particolare nel suo cuore. Io pure ho pregato tanto e quando ho sentito che era successa quella tragedia, cioè morto, cioè mi sono messa a piangere. Fiori per il Santo Padre davanti al Duomo di Firenze, si prega a Pompei dove l'immagine del Papa risalta tra i souvenir, si prega in cima alle montagne dove il Papa amava camminare, pensieri e lacrime per lui, ma anche sorrisi sereni. Sono convinta che ieri sera quando il Papa è andato in paradiso si sarà sentito dire bravo appena è arrivato.
Ricorda, si commuove, scoppia in lacrime parlando di Giovanni Paolo II, Monsignor Angelo Comastri, delegato pontificio per la città di Loreto. Era stato ricevuto dal Papa appena 3 giorni fa. Sentiamo l'inviata, Valentina Visti. Sono corso chiaramente nell'appartamento del Santo Padre e lo confesso, non avevo il coraggio di entrare nella camera, non c'ero mai entrato in vita mia, non mi era mai accaduta una confidenza, ecco, di questo genere. Quando sono entrato nella camera ho visto il Santo Padre, ecco, nel letto sofferente, mi si è sovrapposta l'immagine del Venerdì Santo, quando le telecamere hanno inquadrato il Papa nella sua cappella di spalle e davanti teneva Gesù crocifisso, ma lo teneva rivolto verso di sé. E ho detto, guardandolo lì sul letto, veramente ora sei il vicario di Cristo fino in fondo. Porti la croce come lui e fino all'ultimo. Scusate. Le lacrime interrompono un racconto pieno d'amore, di commozione. È difficile andare avanti, ma il ricordo del Papa è vivo più che mai. L'ultima volta, quando è venuto qui a Loreto, il 5 settembre scorso, io l'ho appena salutato, gli ha montorso prima che lui partisse, mi ha messo la mano sulla spalla e lui, che non camminava, mi ha detto forza. Il viaggio a Loreto è stata l'ultima meta apostolica di Giovanni Paolo II, ad accoglierlo il calore, la fede di migliaia di giovani. In quell'occasione il Papa trascorse la notte qui, al centro a lui dedicato. Dormì in questa stanza che da allora non è stata più utilizzata. Chi c'era quel giorno ha in mente un ricordo indelebile. Si lasciava fotografare, toccare, parlare. Era il momento in cui ciascuno gli affidava qualcosa di sé. Commozione e preghiere in due luoghi sacri, mete di pellegrinaggio da tutto il mondo. Prima andiamo ad Assisi, poi a San Giovanni Rotondo con l'inviato Piero Damosso. Giovanni Paolo II è il Papa che ha beatificato e santificato Padre Pio. Ad Assisi, nella Basilica Superiore di San Francesco, è un continuo flusso di pellegrini. In preghiera manifestano così il loro dolore per la morte del pontefice e lo fanno insieme alla comunità francescana che ha posto evidenti segni di lutto sia all'interno che all'esterno della Basilica. Ed è il mesto rintocco della campana grande della Basilica che da ieri sera accoglie visitatori che transitano sullo stesso piazzale dove per 3 volte Papa Wojtyła ha convocato i capi di tutte le religioni. E sempre più sono coloro che visitano la tomba di San Francesco, altare e cattedra di pace, come l'ha definita lo stesso Giovanni Paolo II, donando ai frati del Sacro Convento la lampada della pace che ora arde incessante. E incessantemente prega la comunità francescana in nome dello spirito di Assisi, quello spirito che sta ad indicare con le parole di Karol Wojtyła il modo di superare le differenze e le divisioni. Ecco dunque che Assisi nella preghiera partecipa al dolore per la morte di colui che ha fatto di Assisi la capitale della pace. San Giovanni Rotondo saluta il suo grande Papa. A tutti hai dato, a tutti hai corrisposto, il tuo dolore si fa luce. Cristo ha accettato la necessità della morte, disse un giorno Giovanni Paolo II, e la sua sofferenza accettata con serenità fino alla fine è speranza e conforto per i malati. Qui siamo nell'ospedale fondato da San Padre Pio, la casa sollievo della sofferenza. L'ho chiamato molte volte, mentre stavo male, l'ho chiamato. Non lo so se mi ha risposto, non lo so, forse sì. Io mi sono operata il Venerdì Santo e quindi più o meno le mie sofferenze in un certo senso hanno coinciso con quelle del Papa. San Giovanni Rotondo ricorda che qui Wojtyła venne 3 volte, da sacerdote, da cardinale e da Papa. La prima volta, quando Don Carol aveva appena 28 anni, è quella dell'incontro con Padre Pio. Ecco che cosa racconta una testimone, Anna Maria Bianco, che ha 91 anni, ancora colpita dalla sconvolgente umiltà del futuro Papa. Ho chiesto perché era venuto, metto per chiedere a Padre Pio se mi accetta come figlio spirituale. Gli ho detto non dica più sé, perché il sé è dubbio e lei fa dispiacere a Padre Pio.
Padre Pio sarà felice che lei sia venuto fin qui per chiedere di essere accettato come figlio spirituale. Il Papa non ha mai avuto una famiglia, è rimasto orfano, come sapete, in giovane età. È uno degli aspetti meno sottolineati ma più toccanti dell'uomo Wojtyła. I suoi stretti collaboratori però sono diventati la sua famiglia. Emilia, la madre, morirà che aveva appena 9 anni. Il fratello Edmondo, medico, morirà di vaiolo quando ne aveva 12. Il padre, Karol, sottufficiale dell'esercito dell'impero austro-ungarico, quando ne aveva 21. Nella Cracovia dominata dai nazisti, il giovane Lolek, come lo chiamavano a scuola, si ritrovò improvvisamente solo. Un'esperienza che lo segnerà per tutta la vita. Divenuto vescovo, incontra un giovanissimo prete, Don Stanislao Givish, un legame che è durato 40 anni. È lo stesso Stanislao a raccontare che quando sentì nel 1978 il nome di Wojtyła dalla loggia centrale, si sentì svenire. E poi il cardinale Andrea Descuri, il primo che andrà a trovare in ospedale il giorno dopo la sua elezione. Il professor Tadeusz Stichen, suo successore sulla cattedra di etica a Lublino, professore e consigliere, lunghe passeggiate fra i monti del Cadore e della Valle d'Aosta, nonché compagno di intense conversazioni di filosofia e teologia. La famiglia si allarga. Ecco il portavoce Navarro Valls, medico psichiatra prestato al ruolo di portavoce del successore di Pietro. Mai cadute di stile, riservatezza e professionalità, cordialità e determinazione. Solo 3 giorni fa si è mostrato addolorato fino alle lacrime per aver visto il Papa in agonia. E ci sono Angelo Gugel, l'aiutante di camera, l'ombra di Wojtyła accanto a potenti e semplici pellegrini di ogni parte del mondo, e le 3 fedelissime suore polacche guidate da Suor Tobiana. Nella cappella privata lo hanno accarezzato e baciato con tenerezza ed amore. L'arcivescovo Stanislao è rimasto accanto al Papa, un dialogo muto sul crinale dell'eternità. Un poco solo, a vegliare come si veglia un fratello, un amico, un padre. Anche stasera, dopo il nostro telegiornale, andrà in onda Porta a Porta e allora colleghiamoci con Bruno Vespa. Bruno. Buonasera. Stasera cercheremo di ripercorrere le 2 direttrici fondamentali di questo papato, il coraggio e il perdono. Partiremo da quel non abbiate paura, aprite le porte a Cristo, che portò immediatamente alla ribellione dei cattolici polacchi al regime comunista, ai germi della caduta del muro, ma al tempo stesso poi negli anni alla salvaguardia della dignità umana di fronte a qualunque tipo di oppressione e di sfruttamento. E poi il coraggio con il quale il Papa ha chiesto perdono per gli errori della Chiesa, l'umiltà con la quale si è accostato agli ebrei e ai musulmani, riavvicinandoli. Stasera noi vediamo ebrei e musulmani che sono uniti, avversari così riducibili, sono uniti nel piangere questo Papa. Lo faremo parlando qui con tante persone, parleremo anche del giovane Papa Wojtyła con il suo più caro amico d'infanzia, rivedremo il Papa Sciatore, rivedremo le immagini più belle e più significative di questo snodarsi del la storia, naturalmente compreso l'attentato di Al-Aqsa. A tra poco dunque, dopo il TG1. Grazie, buon lavoro, siamo in chiusura ma torniamo in piazza San Pietro, il luogo della veglia, della preghiera. Anche stasera alle 21 verrà recitato il rosario. Anche oggi in piazza c'erano tutti, credenti, non credenti, uniti nella commozione. E stamattina, ricordiamolo, c'è stata la messa celebrata dal Cardinal Sodano. Vi lascio a queste immagini, una buona serata. È la piazza del mondo, oggi, è il mosaico dell'umanità. Alla base di ogni riflessione, la consapevolezza che a ciascuna di queste persone è giunta, in qualche modo, una parola rivelatrice del Papa. Una parola di fede per i credenti, una parola di conoscenza per quanti non credono, una parola di sapienza per chi abbraccia altre religioni. Ma sempre parlando il Papa a ciascuno di loro, a ciascuno di noi, con il linguaggio che converte i cuori, che riconcilia, che porta il dono della dignità della vita. Tanta gente di tutto il mondo in questa piazza, e numerosi anche gli uomini e le donne che per convinzione o culto non si sono segnati
con il gesto della croce, ma ugualmente in lutto per la scomparsa di un grande della pace. A costoro Giovanni Paolo II dedicò un'intera enciclica, la più vicina al suo sentire e alla sua cattedra di professore di etica, e che seppe catturare l'attenzione anche dei più scettici. Il pontefice scrisse: «Grazie all'intelligenza è data a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di attingere alle acque profonde della conoscenza. Il desiderio di conoscere accomuna tutti gli uomini e a tutti chiedo», conclude il Papa nel suo libro su Fede e Ragione, «a tutti chiedo di guardare in profondità all'uomo e alla sua costante ricerca di verità e di senso». L'inchino di Piazza San Pietro oggi è stato anche questo.